Tutto quello che devi sapere su Chromacopia, il nuovo album di Tyler, The Creator, in uscita il 28 ottobre. Partiamo con l'analizzare il termine, che teoricamente non ha alcun significato, ma potrebbe riferirsi alla cromofobia, ovvero la paura dei colori. Prima di continuare però, se non vuoi perderti altri contenuti come questo, ti consiglio di seguirmi. Nel video di Saint Chroma, primo singolo estratto dell'album, si può notare un container con la scritta Chromacopia, che Tyler decide di far esplodere. Ciò potrebbe significare l'aver superato la cromofobia e infatti non appena il container salta in aria, il video prende colore. Il secondo singolo estratto invece si chiama Noid ed è del tutto incentrato sulla paranoia, quindi possiamo aspettarci un album introspettivo con alcuni temi delicati. Ora, anche la data d'uscita del disco non è casuale, il 28 ottobre infatti sarà un martedì. In un'intervista con Hardware di un anno fa, lui aveva spiegato che droppare un album in settimana per certi versi potrebbe essere una soluzione migliore rispetto a rilasciarlo il venerdì. Questo perché secondo lui, tra lavoro, scuola e altri impegni, durante la settimana si ha meno tempo libero e in quel lasso di tempo che rimane ci si può immergere meglio nell'ascolto dell'album. Ora, vedremo se effettivamente sarà così, fatto sta che io per questo disco ho davvero un sacco di hype. Tu invece che ne pensi? Scrivimelo nei commenti.